Benvenuti in un nuovo video, io sono il Cappellani di Matto YouTube e oggi vi vorrei parlare della mia personalissima top 10 dei migliori 10 videogiochi per camminati, ma prima sigla! Allora ragazzi, questa classifica io la volevo fare da tantissimo tempo perché il mio primo vero approccio verso il mondo dei videogiochi dopo il Game Boy è proprio partito dai campinati. E io mi ricordo che alle medie passavo le ore a giocare al bar vicino alla scuola a questi giochi arcade. E mi ricordo che la settimana bianca delle medie io spesi tutto quello che avevo a giocare con questi videogiochi arcade nella sala giochi dell'hotel. E mi ricordo che io e mio fratello aspettavamo le vacanze estive proprio per andare in vacanza a Piombino, in Toscana, dove io ho casa, per andare a giocare nella sala giochi della città proprio a questi videogiochi arcade. E adesso purtroppo la sala giochi l'hanno chiusa. Quanta nostalgia. Vabbè, ma direi che è ora di iniziare con la mia classifica. Vamos! All'ultimo posto della classifica, Radical Bikers. Fighissimo ragazzi, fu il mio primo videogioco in cui interagivo con un controller a forma di manubrio del motorino. Quindi era bellissimo, avevo la completa padronanza del mezzo e sembrava come se lo stessi effettivamente guidando io. Vabbè, la trama del gioco è semplicissima, noi siamo dei fattorini che dobbiamo consegnare pizza nel minor tempo possibile. Al nono posto abbiamo un classico, Space Invaders. Io ho giocato veramente poco con questo titolo, però è anche uno dei primi videogiochi per cabinato. E con questo titolo probabilmente ci giocavano i nostri genitori, visto che nacque nel 1978. Prima di Space Invaders, i cabinati non erano nient'altro che flipper, quindi ci fu un'innovazione tecnologica incredibile all'epoca. Dai, probabilmente i nostri genitori l'avrebbero piazzato al primo posto. All'ottavo posto, Pac-Man. Vabbè, appena avete sentito cabinato o arcade, la prima cosa che vi è venuta in mente è proprio questo titolo, perché praticamente è il videogioco per antonomasia. Uscito 2 anni dopo di Space Invaders, ha appassionato milioni di giocatori, e anch'io quando ero piccolo ci spesi un pochino di gettoni. Final Fight. Praticamente è il gioco picchiatura scorrimento più famoso arcade. Vabbè, la trama era abbastanza semplice. Tu eri una persona che dovevi pistare di botte tutti quelli che incontravi per salvare Jessica, la figlia del sindaco, che era stata rapita da questa gang criminale in una città inventata che si chiamava Metro City. Al sesto posto, Pang. Nello stesso anno nacque Pang, un gioco che io ho adorato e mi ha fatto dire le mie prime bestemmie perché quelle palline schizzavano dappertutto e ti colpivano ripetutamente. Il gioco era molto semplice, praticamente dovevi distruggere dei palloni colorati attraverso un arpione. Quando venivano colpiti, i palloni via via diventavano sempre più piccoli. Quando diventavano veramente piccoli, scomparivano e una volta che non vi erano più, vincevi il gioco. Comunque ragazzi, era bellissimo. Donkey Kong. Praticamente la nascita di Jumpman, cioè Super Mario, lo abbiamo grazie a questo bellissimo videogioco. Anche questo gioco è stato amato dai nostri genitori, visto che nacque ai primi degli anni 80. Ma comunque è un titolo intramontabile. Al quarto posto, Mortal Kombat 2. Praticamente è il genere picchiaduro che ha scandalizzato milioni di persone, perché oltre ad una grafica abbastanza realistica in quel tempo, aveva un'eccessiva violenza. Vi era sangue dappertutto. Poi ho scelto il secondo titolo perché aveva tantissime fatality ed io ero un bambino molto molto sadico. Ok, siamo arrivati al podio. Al terzo posto, Bubble Bobble. Allora, io adoravo questo titolo perché era divertentissimo e semplice da giocare. Vabbè, te praticamente eri un piccolo drago che in realtà era un umano trasformato da un malvagio antagonista in draghetto, appunto, che sparava un numero illimitato di bolle all'indirizzo di vari nemici. E appunto i nemici erano bellissimi, divertentissimi, poi erano tanti tanti tanti, i boss erano difficilissimi da sconfiggere e io quindi ci ho speso tanti tanti gettoni. Al secondo posto, Puzzle Bubble. Vabbè ragazzi, rompicapo più famoso al mondo prende la meritatissima medaglia d'argento. Ci hanno giocato uomini, bambini, donne, anziani, lo hanno amato tutti ed è uno dei più famosi. Io ce l'avevo anche per PlayStation 1, quindi le ore giocate sono incalcolabili. Mi piaceva e mi piace tuttora questo titolo, tant'è che io sullo smartphone mi sono scaricato giochi abbastanza simili. E siamo arrivati al primo posto, dai, ditemelo voi qual è. Dai, dai. Lo stai per dire? Vai! Metal Slug! Se parliamo di cabinati e arcade, noi parliamo di Metal Slug, punto, basta, non ce n'è per nessuno. Si fottano tutti i titoli che ho citato prima, Metal Slug è il mio unico vero grande amore. Cioè ragazzi, è intramontabile, ci gioco ancora adesso e mi diverto tantissimo. Io ce lo avevo anche per la PlayStation 2 e non mi stancherò mai di giocare, troppo bello. Io praticamente a Metal Slug 2 arrivo tranquillamente al quinto livello senza mai morire,
perché ci gioco praticamente anche bendato. È divertentissimo, splatter quanto basta e potevi veramente giocarci tantissimo tempo con un solo gettone. La trama era ben strutturata e i protagonisti stupendi. Non puoi chiedere di meglio, forse se mi va un giorno ci faccio anche un bel gameplay sopra. Ok ragazzi, la classifica finisce qui, io spero tanto vi sia piaciuta, se così fosse mettete mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!